Lo slittamento dei playoff sarà un limite o un vantaggio per il Pescara di Zeman? Complicato stabilirlo con certezza. I biancazzurri, questo è acclarato, resteranno fermi per un bel po'. Si dice sino al 17-18 maggio. A dire il vero, sarà così per tutte le squadre che entreranno in scena dal primo turno della fase nazionale, per non parlare poi delle seconde classificate. Di certo Zeman potrà sfruttare il tempo a disposizione per il recupero degli infortunati barra acciaccati su tutti i plizzari e per trasmettere ancora meglio idee e principi di gioco. In realtà è già a buon punto. Soprattutto potrà lavorare ancora più in profondità sull'aspetto fisico-atletico. Non esattamente un dettaglio per le squadre del Boemo, che punta tantissimo sulla ripetizione di schemi e automatismi. Se ci riuscirà sarà senza alcun dubbio un valore aggiunto. Intanto, come detto, il tecnico di Praga ha già dato un'impronta riconoscibile. Servirà più continuità nell'arco dei 90 minuti, ma sotto questo profilo il tempo a disposizione sarà un alleato. Sul piano tecnico si sono viste cose già interessanti. La verticalità del gioco comincia ad essere una costante. Non solo, scarico, attacco della profondità, pressione con i tempi giusti nel recupero alto del pallone, come accaduto a Picerno, e poi la produzione offensiva. In 9 gare 18 reti, di media 2 a partita, ben 16 siglate dagli attaccanti. Lescano devastante, letteralmente rigenerato l'italo-argentino, con 4 doppiette e complessivamente 10 gol in 9 partite della gestione Zeman. 4 le marcature di Merola, una rete a testa per Colai e Vergani. Senza fare voli pindarici, l'equilibrio in primis, ci sono davvero tutti i presupposti per disputare un playoff all'altezza. A proposito, nel corso dell'ultima puntata di Solo Calcio, la bellissima sorpresa è arrivata dal Brasile. Prima della tua introduzione c'è un messaggio bellissimo, affettuoso, di un campionissimo della storia del Pescara che ti saluta. Lo vogliamo ascoltare? Sì. Vediamo un po' di chi si tratta. Ciao Giovanni, ciao a tutti. Passando qui per desiderare un grosso in bocca al lupo per il Pescara nei playoff. Basta con Serie C, dobbiamo tornare in Serie B. In bocca al lupo, un abbraccio forte al caro Massimo, anche Pierpaolo, e forza Pescara. La positività di Leo, che campione. Insomma, questi sono quei personaggi che fa sempre un enorme piacere rivedere. Assolutamente. Perché erano, insomma, sono stati protagonisti di un'epoca, di un'epopea molto molto bella, quella sì, devo dire. Assolutamente, sono d'accordo. Giovanni, complimenti per questo scoop un saluto, sai, quando si entra, quando c'è entusiasmo, no? Si sveglia qualcosa, uno ripensa sempre ai momenti d'oro. Io ero piccolino, però ricordo benissimo quegli anni, quando Junior giocava nel Pescara. Il Pescara era un grande Pescara, certo. Tra l'altro l'unica salvezza della storia conquistata in Serie A dal Pescara 87-88 porta, non dico la firma di Leo Junior, però insomma il suo contributo secondo me fu determinante. E poi il suo legame con Pescara, ma certo, ogni certo. tanto lo sentiamo, siamo andati insieme l'ultima volta, no? Sì. al mare, per cui viene quasi ogni anno siamo andati insieme per intervistarlo. È un legame indissolubile con la città, con la tifoseria. Quando torna Leo, nonostante siano passati tanti anni, è sempre festa a Pescara.